Ospite in studio con noi oggi è il consigliere comunale di Bitonto di Forza Italia, Carmine Rossello. Consigliere, buongiorno e benvenuta tra noi. Buongiorno a voi, a tutti i telespettatori. Una bella notizia per Bitonto, il polo industriale. Ma quali sono, secondo lei, le dinamiche del dimensionamento scolastico? Allora, io sulla questione del polo sono molto contenta che si sia costituito, perché chiaramente questo risponde molto bene a quella che è la nostra vocazione, diciamo, del territorio. Per cui aver unito insieme il tecnologico, il Volta e naturalmente poi il De Gemmis e il Traetta, che tra l'altro erano già da alcuni anni senza dirigenza scolastica, e quindi questo naturalmente con tutta una serie di problematiche che non sto qui a dire, sicuramente ha costituito un punto, diciamo così, di grande importanza per il nostro orgoglio, per il nostro territorio. Va dato atto, per onestà intellettuale, che appunto c'è stata questa bella notizia. Per quello che invece attiene la questione della costituzione invece degli istituti comprensivi e la perdita da parte della Cagliati della scuola media Rogadeo, naturalmente porta un po' a riflettere su una questione di fondo, la De Rienzo, perché sostanzialmente il tutto nasce dall'annoso problema della De Rienzo, una scuola che sostanzialmente non è mai nata, considerando che nel 2001 era stata affidata con una delibera del comune di Bitonto, e precisamente era apparsa sulla Gazzetta Ufficiale, appunto la numero 71 del 26/3/2001, era stato affidato, diciamo, l'appalto per poter, il bando di gara è stato affidato a una ditta che avrebbe dovuto costruire questa scuola. Fatti gli scavi, in realtà questa scuola non è mai nata, doveva contenere 24 classi, però di fatto questo non è mai accaduto. Il comune contrae un mutuo sul quale purtroppo ancora oggi stiamo pagando degli interessi, e quindi la scuola di Rienzo fu allocata in quell'edificio che naturalmente non aveva le caratteristiche di una scuola. Ci sono ancora problemi. E ci sono ancora problemi, perché comunque c'è stato un sovraffollamento dell'istituto, e nonostante ci siano state da parte della struttura comunale l'invito ai dirigenti a non prendere un numero superiore di iscrizioni, considerando la capienza della scuola, queste, diciamo, prescrizioni sono state disattese. E quindi ora che cosa accade? E accade che tutta la De Rienzo viene spostata in blocco alla Rogadeo, perché là dove ora è ubicato la Rogadeo, quindi in via Berlinguer, le classi della Rogadeo vengono spostate all'istituto comprensivo Rutigliano, e quindi di fatto la parte nord della città rimane scoperta. Rimane scoperta, e quindi il disagio sarà naturalmente delle famiglie che dovranno accompagnare i propri figli in quest'altra zona della città. E mi chiedo se effettivamente ci si è posti questo interrogativo. Stamattina io guardavo per strada un manifesto pubblicato dalla scuola nella quale si parla di un servizio navetta gratuito. Però io mi chiedo, è in preventivo, è in bilancio questo trasporto? Quanti alunni potranno essere trasportati in tempo utile per poter cominciare le lezioni in orario? Naturalmente parliamo sempre del prossimo anno scolastico. Certo, del prossimo anno scolastico, naturalmente parlo del 2016-2017. Quindi questi interrogativi, perché possiamo scrivere tutto quello che vogliamo, però poi bisogna vedere nella sostanza se effettivamente ci sono i fondi per poter garantire a tutti questo servizio. Perché, ripeto, il disagio a me sembra che sarà soprattutto delle famiglie che dovranno spostarsi dalla parte nord, dalla parte sud della città, e la mattina attraversare Bitonto durante l'anno scolastico con il traffico che c'è, soprattutto non... magari di martedì quando c'è il mercato, è certo, naturalmente le difficoltà saranno ancora più più forti. Ma comunque, anche se la scelta è stata sicuramente per non disgregare tutta la De Rienzo, per mantenere compatto tutto il corpo docente, trasferirlo, cioè capisco tutte le dinamiche che si sono potute valutare in questo senso, peccato però che l'amministrazione non ha mai tenuto in considerazione i consiglieri di minoranza anche, per poter esprimere anche noi il nostro parere su una questione così delicata quale quella del dimensionamento. E tra l'altro,
nella delibera, e chiudo veramente, anche nella delibera della Legione c'è secondo me un piccolo errore, non so se è un refuso, non so quant'altro, però in realtà del circolo didattico Cagliati poi ci aggiunge anche la scuola media Rugadio, sicuramente un refuso. Bene, noi ringraziamo il consigliere di Forza Italia Rossiello e rivolgeremo le domande anche all'amministrazione Abaticchio per vedere un po' come si stanno comportando. Credo che sia il caso di attenzionare ancora questa situazione. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci.